Il profeta Osea paragona il rapporto tra il popolo e Dio a quello tra un uomo e una donna, al rapporto d'amore sponsale. Lui stesso ha fatto l'esperienza di essere tradito e capisce che questa è l'esperienza di Dio, che si sente tradito dal suo popolo, che va dietro agli idoli, che non vive la legge del Signore, che non aiuta i poveri, non vive la fraternità. E allora ci sono delle parole di rimprovero veramente dure, ma ci sono anche delle parole di amore grande del Signore verso il suo popolo, come questa pagina che abbiamo letto. Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Certamente questo possiamo vederlo riferito anche a noi come popolo, ma anche come singoli. Il Signore ci ama come uno sposo. Il Signore desidera stare con noi. Non desidera tanto le nostre opere buone quanto la compagnia. E allora il vivere i momenti di intimità col Signore, a tu per tu con Lui, il dar valore alla preghiera, la preghiera non solo dove parliamo, ma quella preghiera anche dove ci mettiamo in ascolto del Signore, ci mettiamo in contatto, ci mettiamo davanti a Lui anche senza dir niente. Non abbiamo sempre delle cose da dire, ma abbiamo noi da donare a Lui. E allora questo deserto, che allora era come dire torniamo ai primi tempi, no? Torniamo, perché il popolo all'inizio, quando è uscito dall'Egitto, era nel deserto, quindi torniamo ai primi tempi, ci fa venire in mente che il Signore ci vuole richiamare a quel momento in cui ci siamo innamorati di Lui, a quel momento in cui abbiamo scoperto la sua importanza, a quel momento in cui abbiamo capito che il Signore dobbiamo metterlo al primo posto. Poi magari col tempo ci siamo un po' affievoliti, ci siamo un po' raffreddati, siamo un po' andati nella routine, e allora tornare all'amore iniziale, proprio come si deve fare in una coppia. Che cos'è che fa andare avanti una coppia, risolvere le crisi? Ma ricordiamoci che ci siamo innamorati, come mai ci siamo scelti, abbiamo fatto tanti sacrifici per essere insieme, adesso per un piccolo litigio buttiamo tutto all'aria. Ma vuol dire anche, il deserto vuol dire anche fare silenzio, far tacere le altre voci, dedicare un tempo solo al rapporto con Dio. Ecco, adesso siamo d'estate, chissà se abbiamo qualche corsa in meno, qualche tempo un po' più libero, e potrebbe anche essere bello dedicare un tempo di preghiera più prolungato, magari con un brano della Bibbia, un brano del Vangelo, leggerlo con calma, capire cosa il Signore ci dice, magari un rosario detto più meditato, fermandoci a meditare i misteri invece di fare tutta una corsa, no? A tu per tu col Signore, o magari anche solo preghiere spontanee, ringraziare il Signore dei doni di quest'anno, affidargli le persone, un'Ave Maria per ogni persona. Ecco, trovate qualche maniera di vivere qualche momento in più di intimità col Signore, proprio per gustare la dolcezza della sua presenza, per gustare questo amore che è quello di uno sposo, è tenerissimo, è meraviglioso. Nessun idolo si potrà dare un amore così grande. Ecco, gli idoli, allora c'erano gli idoli dei Baal, è interessante,
le chiama Baal mio padrone. Ecco, l'idolo è un padrone, ti ruba tutto, ti succhia tutto. All'inizio ti promette la felicità e poi ti lascia rinsecchito, senza niente. E così quando seguiamo l'idolo dei soldi, l'idolo del successo, l'idolo del far bella figura, l'idolo del fare le cose bene, del sentirsi perfetti, tutti i nostri idoli che mettiamo al posto di Dio, questi idoli sembrano così che ti attirano, ma poi ci succhiano la vita, e l'idolo ti succhia via la vita, ti lascia morto, ti lascia vuoto. Invece il rapporto col Signore ci ridà vita, ci fa rifiorire, che bello. Allora pensiamo, io la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore, il Signore desidera stare con te, a tu per tu con te. Desidera che tu gli dedichi un po' di tempo, ecco, proprio per gustare la tua compagnia. Il Signore ti ama, ha bisogno di stare con te.